Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla grande chiesa di San Pio da Pietrelcina, per leggervi una lettera che Padre Pio scrive in un periodo particolare della sua vita. Siamo nel 1918, Padre Pio era qui. Lui scrive a Padre Agostino e scrive questo: «La furia tempestosa della prova, della mia prova, continua e sempre più va aggravandosi sopra di me. Il soggiacimento del mio spirito è orribile, mi sento schiacciato sotto il torchio di tante pene e di tanti martiri. È affatto precaria la mia situazione. Io non valgo a descriverla né a penetrar fino all'intensità di taluni sviamenti di spirito, smarrito più che mai, disperso e derelitto. Padre mio, Dio mio, altro non mi è dato da dire, sembrami il più raffinato martirio la mia fralezza potesse sopportare. Anzi, lo spirito pare che declini ogni momento, i ripetuti colpi e si franga, il cuore si è spezzato, non più sanguina dell'incredulimento della costante morte spietata. Padre mio, ho smarrito ogni traccia del sommo bene».